meno 3, 2, 1, ecco la registrazione è attivata. Poi daremo la possibilità a tutti gli altri iscritti di inserirsi in corso d'opera. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di You Financial Education, Financial Delivery. Buongiorno da parte mia, Luca Stellato, sono Business Development Manager di Financial Delivery e di Fiduciaria Digitale, il nostro motore digitale che ci consente di aprire i mandati per lavorare soprattutto sull'economia reale. Oggi il webinar di questo 22 di giugno 2021, ore 11:06, è un webinar estremamente interessante, anche tecnico se vogliamo, dedicato a, come dice il titolo, la quotazione sui mercati regolamentati per le PMI e le startup innovative. Dicevo nel periodo quelli che aspettano il webinar, ecco sostanzialmente, dicevo che Financial Delivery, Fiduciaria Digitale, si è occupata da tanto tempo, ormai probabilmente da più di un anno e mezzo, proprio di startup e PMI innovative, perché moltissimi mandati vengono aperti da parte di soci di queste realtà, proprio per esigenze di riservatezza, di opportunità, e passano attraverso la fiduciaria. Ma dall'anno scorso, con l'introduzione del peer alternativo da parte del decaduto governo Conte, ma poi comunque confermato dal Parlamento e rilanciato anche dall'attuale governo Draghi, il peer alternativo, noi siamo stati uno dei pochissimi, ancora oggi, intermediari che hanno risposto all'appello del Parlamento e del governo. Offriamo come Financial Delivery Fiduciaria Digitale la possibilità a ogni investitore di accedere a un piano di investimento, un piano individuale, scusate, di risparmio che abbia appunto i criteri del peer alternativo. Offriamo il contenitore, il servizio, e quindi è possibile all'interno del piano mettere anche proprio PMI startup innovative, sia conferire quelle che si sono comprate negli anni precedenti, sia c'è la possibilità anche di comprare nuove realtà, aderire ad aumenti di capitale e perché no poi avere appunto delle exit che tipicamente sono quelle poi della quotazione in borsa della PMI, della startup innovativa. Ecco che in questo senso il webinar di oggi è particolarmente azzeccato e interessante. Quindi ricordo a tutti che c'è la possibilità assolutamente di usufruire di questo enorme vantaggio del PIR che consiste nella nel completo azzeramento della tassazione. E vi assicuro, come voi ben sapete, che per investitori e per consulenti che affiancano investitori, avere uno strumento efficiente fiscalmente in Italia è veramente una cosa importante. In un paese così tartassato dalle tasse, dalle imposte come il nostro, per cui molti consulenti e molti investitori, soprattutto investitori abituati a operare nel non quotato, SPA non quotate, SRL non quotate, ma anche appunto startup e PMI innovative, stanno adottando il piano proprio per ottimizzare al meglio la propria fiscalità. Ringrazio gli ultimi intervenuti, vi chiedo gentilmente di disattivare microfono e video in modo che rimaniamo soltanto live io e il dottor Andrea Dutto, che vi vado a presentare adesso. Buongiorno Andrea, se vuoi palesarti e aprire audio e video, eccoti. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno ad Andrea, è un grandissimo piacere averti qui, Investment Associate di Aleph Finance Group, e quindi che oggi ci presenterai l'opportunità proprio della quotazione, del listing, no? In borsa per piccole e medie imprese, startup innovative. Tema veramente interessante, secondo me, perché, come dicevo, chiude un cerchio, no? Si parte, si crea, si innova, si lavora, ma poi magari si vuole anche in qualche modo arrivare al grande pubblico, no? O un pubblico più esteso. Vedremo le opportunità, no? Da questo punto di vista, giusto, Andrea? Certamente, cercheremo di essere più Assolutamente. esausti possibile con i nostri partecipanti di questo webinar. Benissimo, grazie. Allora, io vi faccio vedere subito la copertina del webinar di oggi, quindi
ripeto, quotazione sui mercati regolamentati per PMI, startup innovative, è uno dei servizi che Aleph Finance offre e quindi credo che Andrea se ne occupi in maniera specifica assolutamente da protagonista e quindi lo andremo a scoprire proprio oggi. Poi Andrea ci presenterà anche meglio chi è Aleph Finance Group e ci spiegherà anche questo termine Insure Wealth, no? Da così un po' esplorare, no? un po' capire, e la stessa naturalmente Aleph Finance è a sua volta quotata, no? Su l'Euronext in questo caso, e quindi ci parlerai anche in prima persona dell'esperienza della quotazione presso un così importante mercato che, ricordo magari per i non addetti ai lavori, no, che non si occupano tanto di borsa direttamente e di finanza operativa, che attenzione che Borsa Italiana è da poco passata da London Exchange Group proprio a Euronext, quindi è di proprietà di Euronext Group, quindi un listino, un mercato in realtà a noi molto molto vicino, quindi interessante da vedere da questo punto di vista. Vi presento subito i siti di riferimento per poi proseguire l'approfondimento dopo questo webinar di informazione finanziaria. Innanzitutto financialdelivery.it, qui potete esplorare i servizi di financial delivery e fiduciario digitale, e vi ricordo che nel menu a tendina la prima voce è proprio quella del peer fai da te, quindi il peer in amministrato che con fiduciaria potete avere in digitale direttamente attraverso lo smartphone, quindi basta lo smartphone per essere onboardati, come si dice adesso, essere entrare nel mondo di fiduciario digitale financial delivery. Dall'altra parte, l'altro sito di riferimento è assolutamente il sito di Aleph Finance, alephfinance.com, ok? E tra l'altro vedo con piacere, Andrea, che avete tantissime lingue, per cui siete veramente internazionali, c'è l'italiano, ma c'è anche inglese, francese e spagnolo, e come vedo il marchio Euronext è molto presente fin dall'home page, proprio a testimonianza della vostra attenzione e sensibilità proprio su questo tema. È corretto, Andrea, da questo punto di vista? Sì, diciamo che anche a seguito di questa crisi pandemica riteniamo che la quotazione di PMI possa essere un'alternativa alla raccolta di capitali nel medio-lungo periodo, nel senso che a seguito poi di quello che è successo nell'ultimo anno, anno e mezzo, comunque ci sarà un bisogno, un forte bisogno di nuove risorse di capitale da parte degli imprenditori che, certo, che vorranno ristrutturare il proprio business con l'obiettivo di ricominciare a questa crescita che sia stata bloccata da questo evento tragico che ha colpito tutto il mondo. Quindi pensiamo che l'Euronext sia un'ottima soluzione per la ricerca dei capitali, soprattutto per le aziende italiane che vedono la quotazione in borsa come uno scoglio quasi impossibile, no? Quindi sicuramente ci puntiamo molto e riteniamo che possa essere. Esatto, forse non è così impossibile, no? Forse non è addirittura uno scoglio, potrebbe essere anche un molo, no? Un punto di partenza, no? Per andare verso il mare. Magari lo scopriamo proprio andremo con la più presentazione. Nel dettaglio adesso con qualche dettaglio in più sulla... Assolutamente, infatti mi fa molto piacere che qui c'è sul sito il biscottone quotazione Euronext per saperne di più. Avete deciso di partecipare al webinar, adesso scoprirete proprio questo di più. Allora io direi che terminiamo qui questo primo inizio di webinar. Ricordo a tutti che adesso Andrea prenderà la parola e condividerò io le slide in modo da seguire il ragionamento e la presentazione che Andrea ha preparato per noi. Ricordo a tutti che è possibile assolutamente interagire con noi molto molto volentieri. Utilizzate però la chat, per favore, quindi commenti, domande, eccetera, scrivetele pure in chat, poi sarà mia cura leggerle ad Andrea per eventualmente la risposta e le osservazioni su questo. Adesso vado a prendere la presentazione. Eccola qui, la vediamo tutti, penso, Euronext, Aleph Finance, e quindi lascio la parola a te Andrea per andare con la presentazione. Grazie mille Luca, e prima di cominciare ringrazio tutti i partecipanti di questo webinar e di essere presenti e il team di Financial Delivery assolutamente per l'opportunità di presentare i nostri servizi di quotazione che fanno parte di un'offerta molto più ampia come Aleph Finance Group. Se Luca vuole dare la slide appunto di presentazione della nostra società,
su chi siamo. Ecco, andiamo a scoprire bene Alef. Esatto. Eccoci qua. Dunque, Alef Finance è la società finanziaria regolata dall'FCA, che è l'organo che regolamenta i servizi finanziari in Inghilterra, quindi l'equivalente della Consob. E la società offre servizi finanziari di gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e corporate finance, in particolare con un focus sulle piccole e medie imprese ed imprenditori che non sono soddisfatti dai canali, dai principali operatori del settore dei servizi finanziari e che cercano una soluzione più tailor-made per tematiche inerenti agli argomenti di finanza. Siamo basati a Londra, la società è nata nel 2007 e abbiamo anche un ufficio a Madrid e la nostra presenza, oltre che ovviamente nei paesi dove abbiamo gli uffici, che sono UK e Spagna, abbiamo una forte presenza in Italia e in Lussemburgo e Svizzera, dove operiamo nelle varie attività che svolgiamo, che sono molteplici. Alef Finance a sua volta è controllata dalla capogruppo che è Alef Finance Group, che come ha anticipato Luca è quotata sull'Euronext di Parigi. Questo Alef Finance è nata, Alef Finance Group è nata con un'idea di progetto appunto di ampliare la nostra offerta di servizi, in particolar modo nella digitalizzazione degli stessi. Sono stati fatti alcuni investimenti nel settore digitale, tra cui una partecipazione nel più grande operatore di crowdfunding italiano che si chiama Opstart, che è la piattaforma di crowdfunding che ha raccolto più capitale nel 2020, anno significativo direi, con cui abbiamo sviluppato delle partnership con l'idea appunto di digitalizzare alcuni nostri servizi che offrivamo alla nostra clientela. E proprio sotto questa, con questa partnership è nata appunto poi il progetto di quotazione dell'Euronext, nel senso che comunque è nato questo progetto di crowd listing che prevede appunto con un focus sulle startup che possono essere anche PMI a seconda poi della casistica, una fase di raccolta di capitale che poi per una migliore gestione degli investitori, in quanto tendenzialmente con una raccolta di crowdfunding ci sono molteplici investitori, per facilitare la gestione e anche strutturare di più un'azienda verso una quotazione, a seguito di una raccolta di capitale sostanziale. Per il capitale sociale. Allora, sicuramente abbiamo... Scusate, vi chiedo di disattivare l'audio. Scusate, ecco, disattiviamo l'audio perché sennò creiamo problemi. Scusami Andrea dell'intervento. Figure. No, e stavo dicendo comunque il processo di crowd listing che abbiamo sviluppato con Opstart fondamentalmente prevede una raccolta di capitale per startup ad alto contenuto tecnologico che con l'idea di raccogliere ulteriore capitale e anche strutturarsi verso investitori istituzionali di un certo livello decidono di anticipare immediatamente la quotazione in borsa su tramite direct listing con l'idea appunto di strutturarsi e affacciarsi poi ulteriormente a investitori istituzionali che guardano i mercati regolamentati con un occhio d'attenzione. Quindi il progetto Alef Finance Group e qui il quesito di Luca riguardo all'insure wealth nasce come un progetto che abbiamo sviluppato in seguito ad acquisizioni nell'ambito digitale che si sono finalizzate poi con la quotazione dicembre 2020 sull'Euronext di Parigi con l'idea appunto di offrire ai nostri investitori e ai investitori istituzionali internazionali la possibilità di entrare nell'azionariato della società con l'idea appunto di crescere non solo nei paesi, ancora di più nei paesi dove già operiamo, ma anche entrare in paesi europei dove non abbiamo presenza, con l'idea appunto di creare una sorta di piattaforma di servizi finanziari e assicurativi a livello paneuropeo con un focus sulle PMI, appunto. Alef Finance ha iniziato ad offrire servizi di capital markets a PMI imprenditori a partire dal 2016 con attività di strutturazione e collocamento di mini bond,
in particolare per aziende italiane, nel 2018 siamo stati nominati tra le prime 10 aziende che per collocamento e strutturazione di mini bond in Italia dal Politecnico di Milano. E a partire appunto dal 2019 siamo diventati, col progetto Crowdlisting, siamo diventati listing sponsor sul Mercatore Next e abbiamo iniziato a offrire servizi di quotazione ad aziende che volessero aprire appunto il proprio capitale ad investitori istituzionali privati. La prima quotazione è avvenuta con una startup ad alto tecnologico, valore tecnologico, che si chiama Cesint, che offre servizi di educazione digitale online, che a seguito della quotazione appunto è iniziato un processo anche di espansione in territorio europeo, aprendo l'ufficio in Spagna, e comunque la società sta crescendo. Crescendo in modo esponenziale, anche vista appunto la tematica del Covid, che ha inflitto sicuramente ad alcune persone che avevano bisogno di educazione la possibilità di continuare a usufruire dei servizi digitali di educazione. Una cosa, Andrea, scusa se ti interrompo nella presentazione, perché è una curiosità che avevo, no? Credo che sia anche una curiosità di molti partecipanti. Perché proprio nel 2019, quando non c'era ancora ovviamente il link tra Borsa Italiana ed Euronext, no? Che abbiamo ricordato all'inizio, oggi Borsa Italiana fa parte del gruppo Euronext, ma da poco. Come mai avete scelto con un management invece così internazionale, ma anche italiano, no? Con un DNA italiano, come mai si è scelto Euronext? Quali erano le caratteristiche che fin dall'inizio vi hanno convinto? Ma innanzitutto diciamo che comunque, come dicevo prima, essendo che abbiamo una forte presenza in Italia, nonostante siamo basati in UK, l'Euronext comunque aveva già prima del Covid e prima della decisione di acquisire Borsa Italiana un'ispirazione paneuropea, perché aveva presenza comunque a Parigi, a Dublino, ad Amsterdam, insomma era comunque una situazione che per il contesto europeo in cui crediamo e anche vista l'incertezza del Brexit, che ancora oggi è un punto interrogativo sul next step, nonostante siamo usciti dall'Unione Europea, già dichiarandolo appunto, avevamo già questa idea appunto di affacciarci come listing sponsor su una piazza europea, perché comunque parte dell'origination delle aziende che venivano da noi per chiederci questi tipi di servizi avevano questa provenienza, quindi il mercato UK non era la piazza forse corretta. Se in passato lo era, era una piazza più certa anche per raccogliere capitali e per strutturarsi nel lungo periodo, nel 2019 c'era un po' di certezza, quindi avevamo deciso di prendere questa decisione come un'alternativa alle quotazioni su AIM UK. Che abbiamo fatto in passato, e poi è venuta come conseguenza l'acquisizione di Borsa Italiana, quindi è stata una situazione casuale che è stata positiva per una volta, nonostante certo. Questo periodo, quindi diciamo che è questa un po' la motivazione. Assolutamente, chiarissimo, chiarissimo. Adesso magari andiamo a scorrere un attimo anche le slide. Esatto. A questo punto... La domanda che viene spontanea è: perché voi avete scelto di quotarvi, e perché offrite questo servizio alle PMI e alle startup innovative? Se vuoi proseguire con la slide, certo. Grazie. Allora, cercherò di essere sintetico il più possibile. Qua ci sono un po' i main points e le giustificazioni principali perché una PMI vuole decidere di quotarsi. Fornire un giusto indirizzamento per raccogliere capitali per aziende che sono orientate alla crescita, decidendo di iniziare un processo di apertura del proprio capitale, implicitamente le aziende devono iniziare un processo di strutturazione che prevede alcuni iter, come ad esempio l'audit dei bilanci, che talvolta specificatamente in Italia è un'attività che non viene fatta dalle aziende. Questo implica una corretta esecuzione delle attività contabili che rispecchiano la reale performance di operatività e redditività delle aziende. Un altro maggiore punto, maggiore credibilità e una migliore situazione finanziaria che porta le domande dell'azione della società a una valutazione più elevata.
decidendosi di quotare su un mercato regolamentato si ha certamente più visibilità agli occhi degli investitori e non solo italiani. In particolare, essendo l'Euronext presente, come dicevo, nelle principali piazze economiche europee, tra cui Parigi, Amsterdam, Dublino e da poco anche Milano, che vabbè, è ancora in una fase di integrazione, è chiaro che vi sia maggiore credibilità agli occhi di potenziali investitori e quindi più facilità di raccogliere capitale dalla parte dell'azienda se il progetto di lungo periodo di crescita è valido ai loro occhi. Terzo punto, il finanziamento azionario offre opportunità di crescita come espansioni, fusioni, acquisizioni, essendo una modalità conveniente ed efficiente dal punto di vista fiscale. Infatti può essere uno strumento, la quotazione può essere un'alternativa ad acquisire una società senza tirare fuori sborsi monetari, in quanto le aziende, se c'è volontà da entrambe le parti che sono all'interno di un'operazione di acquisizione o di fusione, possono decidere di essere incorporate o acquistate in cambio, scambiando fondamentalmente le azioni che sono già quotate sul mercato regolamentato, quindi può essere un'alternativa. Questo poi a sua volta può implicare eventuali efficientamenti in termini non solo di finanza, ma anche in termini di fiscalità, a seconda poi delle casistiche e delle regolamentazioni nei vari paesi. Quarto punto, consente la liquidità per gli azionisti, gestendo i mille investitori generati, qua l'esempio del crowdlisting che abbiamo fatto, generati da un'eventuale campagna di crowdfunding, creando un processo per una potenziale uscita a coloro che vogliono monetizzare l'investimento nel medio termine. L'esempio più classico, come dicevamo, ci sono tanti che puntano sempre di più agli investimenti in startup, soprattutto nell'ambito tecnologico, che sono per natura illiquida. La possibilità di posizionarsi già inizialmente su un mercato quotato è uno step che può permettere nel medio-lungo periodo la possibilità di exit dagli investitori iniziali delle startup. Quindi ovviamente prevede già dal periodo iniziale di attività di un'impresa di essere strutturati dal punto di vista regolamentare per permettere l'uscita dei primi investitori e la potenziale entrata di nuovi che credono comunque nella crescita del progetto. Altro punto importante che appunto dicevo precedentemente, dà una disciplina alle aziende permettendo di diventare strutturate con largo anticipo. Molti dei consulenti che magari sono qua presenti sanno quanto sia difficile dare un'impronta strutturata alle aziende italiane, un po' per la natura del nostro paese, che appunto è caratterizzata da bilanci contabili che non rappresentano la vera realtà molte volte del proprio business, perché si punta più che altro molte volte nel contesto di PMI a ridurre il più possibile l'incidenza fiscale, piuttosto che mostrare poi la vera redditività di un business. Quindi talvolta in fase per gli imprenditori che puntano a crescere non fermandosi appunto al primo level di successo, questi tipi di attività permettono appunto di avere già comunque una mentalità strutturata che gli permette poi di essere più favorevoli in una fase evoluta del proprio business, nel caso poi si voglia crescere su più piazze, non solo in Italia, bensì anche all'estero, con l'apertura appunto di nuove attività. Perché quotarsi? Soprattutto sull'Euronext, che appunto, come dicevo, noi ci puntiamo, come società ci puntiamo molto, anche noi stessi ci siamo quotati sull'Euronext. Euronext fornisce soluzioni a prezzi competitivi che permettono alle società di crescere in modo graduale nel tempo, non generando costi di quotazione spropositivi come nel mercato in Italia. Questo è molto particolare, tutti vedono la quotazione come un'incertezza,
un po' per i costi, per la, l'incertezza di esecuzione. Tante volte si è sentito appunto che magari le grosse aziende o le grosse startup in America iniziavano un processo di IPO che poi dopo vedi come può essere una, un evento catastrofico come il Covid o una crisi economica come il 2008, dopo mesi e mesi di lavoro in corso l'IPO non ha successo, un po' perché appunto magari gli investitori che avevano dato il commitment iniziale si tirano indietro e decidono poi di non investire più nella società, e quindi poi dopo mesi di operatività la quotazione viene interrotta. L'opzione dell'Euronext sul mercato Access in particolare va un po' a mitigare questo rischio, nel senso che la prima parte di un processo di IPO classico, che è la parte di capital raising barra fundraising, viene in qualche modo anticipata e non è, viene gestita in modo autonomo rispetto al processo di IPO classico. Infatti, con la modalità di quotazione sull'Euronext Access, vi è subito una scissione tra il processo di raccolta di capitale e il processo di listing. Il listing viene fatto ed eseguito in tempi di lavoro più certi, rimuovendo i rischi di mercato e diventando una pura fase di execution e di project management con le varie fasi che però sono ben definiti e a valutazioni che comunque sono abbastanza determinate poi dal lavoro di preparatorio. Quindi se vuoi cambiare la slide... se mi sono dimenticato l'ultimo punto, ovviamente poi la quotazione può essere in un contesto di crescita e di coinvolgimento dei propri dipendenti un'ottima possibilità di distribuire ai propri dipendenti, ai propri collaboratori che lavorano con l'obiettivo di far crescere l'azienda, la possibilità di dare stock options e quindi dare una motivazione maggiore alle persone che lavorano nella società di dare uno sforzo maggiore col fine di crescere tutti insieme il business in considerazione. Quindi... No, ecco Andrea, prima di passare alle slide successive, volevo magari essere un attimino più incisivo, no? E dire alla fine la scelta di quotarsi in particolare a questo mercato di accesso di Euronext per Aleph Finance, ma poi anche per le altre startup e PMI italiane, no? Che vogliono orientarsi alla crescita, fondamentalmente è un passaggio diciamo molto meno traumatico rispetto a quello di altri listini. Quindi mi pare che è questa, no? La scelta che vi ha guidato nel determinare di quotarvi all'Euronext, di proporre questo come servizio e poi per aprirsi al mercato puntando sulla crescita europea, perché mi pare che il vero vantaggio è che oltre ad avere quindi potenziali nuove, no, soci e quindi finanza che entra, no, finanza di rischio, capitali di rischio che entrano in impresa ben volentieri, però anche da una dimensione internazionale, no, perché immagino che su questo mercato di accesso comunque ci siano i fari puntati di tantissimi analisti, no, di varie strutture di investimento europee ed internazionali, piuttosto che anche di investitori professionali, no, che selezionano startup e PMI, e quindi questo può dare interesse sia per nuovi investitori importanti, ma anche credo per clienti e fornitori, no, perché si apre un mercato che non è più solo quello italiano, ma quello europeo vero e proprio. È corretto? Corretto, e aggiungo che la reputation, diciamo, prende un'impronta più europea che piuttosto che nazionale, che è un po' il problema poi che adesso i mercati italiani stanno dando una forte certezza a seguito poi dell'ingresso del presidente Mario Draghi, quindi certo. Stanno tornando ai ritmi molto forti come in passato, quando c'è stata un po' la certezza dell'ultimo decennio, creata un po' da mercati regolamentati. Diciamo che l'idea di partecipare appunto a un mercato come l'Euronext ti dà un'impronta anche un pochino più europea, che è un po'
da più forza, diciamo, di insieme, piuttosto che andare sul mercato nazionale. Quindi ovviamente assolutamente, assolutamente sì. Allora, quindi, perché a questo punto conviene anche quotarsi? Ecco, sì. Ci sono alcune considerazioni. Sì, diciamo che appunto è un costo, quindi c'è comunque uno sborso economico da parte delle aziende, che è relativamente comunque molto più conveniente in Italia. Poi se qualcuno vorrebbe approfondire, sono lieto di dare un pochino più di dettaglio separatamente, mi contatti pure. Però fondamentalmente un'azienda italiana che vuole quotarsi ha la possibilità di avere accesso a una serie di incentivi fiscali. E le PMI che si quoteranno in borsa avranno appunto l'incentivo di credito d'imposta pari al 50% delle spese che verranno sostenute, che comprendono le spese legali, le spese per gli advisor e tutte le varie spese annesse appunto al processo di quotazione. La procedura è molto semplice, viene fatta appunto la domanda in allegato ai dati identificativi e le spese sostenute appunto verranno deliberate a seguito poi della quotazione come dichiarazione sostitutiva. Qui c'è un elemento fiscale di favore piuttosto interessante, no? Direi da questo punto decisamente di vista. E tenendo sì appunto vale appunto che una società si quoti sulla AIM Italia o vada a quotarsi con un mercato sull'Euronext, quindi non c'è distinzione tra una piazza o l'altra, esatto. Perché serve, l'ho già sottolineato, l'Euronext supporta le PMI e le startup con servizi di quotazione che soddisfano esigenze specifiche. Emittenti di tutti i settori e aree geografiche possono crescere inserendo capitali sui mercati regolamentati e possono trarre vantaggio dall'esposizione alle diverse classi di clientela degli investitori istituzionali. Il processo di quotazione, poi andremo un pochino più nel dettaglio. Noi stimiamo... dipende tanto da quanto c'è preparazione da parte degli attori coinvolti dall'azienda, quindi il commercialista e tutti gli organi interni all'interno della società che lavorano poi per presentare i documenti. Quindi se la società è particolarmente strutturata, il processo di quotazione può durare indicativamente 3 mesi, poi andremo in dettaglio poi con le fasi, con le varie fasi del processo di quotazione sull'Euronext. La parte che richiede più tempo, che abbiamo notato ovviamente in un contesto di PMI che prolunga un po' il processo di quotazione a 6 mesi, è la fase di chiusura dei bilanci, perché ovviamente poi i bilanci vanno revisionati, quindi da un revisore. Mm-hmm. E molte aziende, come dicevo prima, non trovandosi appunto come una prima casistica di revisione del bilancio, molte volte ci mettono di più appunto a chiudere questa fase. Poi ci sono gli atti per la modifica dello statuto per permettere alle aziende di quotarsi, che sono parte della due diligence tecnica che gli avvocati con cui andiamo a lavorare devono compiere. E fondamentalmente questi sono un po' i fattori che implicano questo allungamento di tempistica della quotazione rispetto ai 4 mesi che noi stimiamo. Quindi a seguito di questo vi è una prima interview che viene fatta con la borsa per presentare il progetto, per vedere se la società può essere di interesse. Viene fatta una sorta di... presentazione della società, e perché si vuole andare a quotare su un mercato regolamentato, si valuta il business plan a livello di crescita e a seguito poi di questa call vengono fatte le ulteriori parti regolamentate, che poi sono la predisposizione del documento informativo, che è il documento legale che poi viene presentato a tutti gli investitori che vogliono investire nell'azienda, che viene presentato prima alla borsa, prima di andarsi a quotare. Quindi questa è un po' il time frame, e poi c'è tutta la parte di post listing, che ovviamente fa parte della gestione della relazione con la borsa, con gli investitori, che anche noi andiamo poi a fare come parte dei servizi di listing sponsor. Grazie Luca.
Quindi chi può quotarsi e dove? Allora, Euronext, e qua non abbiamo ancora inserito, non abbiamo ancora inserito Borsa Italiana, nel senso che è ancora un punto interrogativo, c'è ancora un'integrazione della, di tutte queste attività. Quindi attualmente le piazze principali sono, a seconda poi del segmento, segmento Access, segmento Access Plus, l'Euronext Growth, che cambiano un po' per la dimensione del flottante. Flottante si intendono gli investitori esterni al management fondatore principale o gli azionisti di maggioranza, diciamo. Noi ci siamo quotati sul segmento Access, nel senso che avevamo un flottante maggiore di 1 milione di shares. E a seconda del mercato che si vuole andare a quotare ci sono diversi fattori di applicazione. Il segmento Access, che è il primo, non ha bisogno di flottante e ci si può quotare tuttavia solo su Bruxelles, Lisbona e Parigi. Ci devono essere sempre due bilanci revisionati per presentare la domanda, e gli standard contabili sono, esatto, gli IFRS o il GAAP locali. E c'è bisogno di un listing sponsor, è obbligatorio la presenza di un listing sponsor che faccia da advisor e faccia da coordinamento con la borsa per tutto il processo di quotazione. E ci sono, appunto, come dicevo, degli scalini a seconda poi della valutazione. Per un'offerta pubblica 8 milioni di euro la valutazione di market cap, Parigi Bruxelles per maggiore 5 milioni di euro. Invece per maggiore 5 milioni di euro c'è Dublino e Lisbona. L'Euronext Access, quindi con valutazioni un pochino più importanti ovviamente, prevede la quotazione su Bruxelles, Lisbona e Parigi. E c'è la vera differenza, è appunto la differenza di flottante che nell'Access non è presente. E l'Euronext Growth invece è quello che inizia a essere più importante in termini di flottante, e cambia perché fondamentalmente dà la disponibilità di quotarsi su ulteriormente su Dublino. Diciamo che Parigi è la piazza prevalente per le aziende con alto valore tecnologico, perché è il mercato di riferimento per Euronext ad oggi, per questi tipi di società. Ok, ma perdonami, Aleph Finance in questa matrice è proprio listing sponsor, giusto? Esatto, noi siamo listing sponsor e siamo quelli che fanno da advisor e coordinatore tra la società che si vuole quotare e la borsa e i vari attori coinvolti nel processo di quotazione, quindi gli avvocati e appunto gli advisor interni della società che accompagnano l'azienda. Perfetto. Quindi fate proprio il coordinatore dell'operazione, diciamo. Verifichiamo che tutte le azioni necessarie per rendere una società listata avvengano secondo i parametri richiesti dalla borsa, andando appunto a comunicare con la borsa per capire se ci siano delle problematiche ed eventualmente aggiustarle per permettere il prima possibile all'azienda di quotarsi, diciamo. Assolutamente, benissimo. Oltre che andare poi a contattare gli investitori e mettersi in contatto con i vari attori coinvolti. Esatto. Vediamo lì questi attori coinvolti e appunto questo percorso, no, che porta alla quotazione. Allora, esatto. Poi andremo nel dettaglio sugli attori che sono principalmente nel processo di quotazione, come dicevo, listing sponsor che fa da coordinatore, gli avvocati che giocano un ruolo importante in questo processo di quotazione. Appunto, noi abbiamo un partner validato sulle diverse quotazioni con cui collaboriamo, che ha un'esperienza di quotazione e di preparazione di documenti legali su questo tipo di mercato, e il consulente locale che svolge la parte poi contabile iniziale. Quindi la pre-analysis, ci viene presentata appunto una proposta di quotazione, viene fatta una valutazione interna sui numeri, sulla sostenibilità del business,
sulla potenziale crescita di mercato dello stesso, sullo sbocco internazionale che può avere, che si può trattare di un semplice business plan, a seconda che si tratti di una PMI, quindi comunque una società con un determinato fatturato già in essere, o una startup. Tendenzialmente queste vengono presentate a noi tramite la piattaforma Upstart che svolge queste attività di crowdfunding per conto proprio. Si valuta la fattibilità appunto di valutazione dell'azienda, e dopo la nostra analisi interna, quindi sui numeri eccetera eccetera, diamo una risposta sulla società, alla società, se ci possa essere un interesse o meno a lato nostro per quotare, e gli andiamo a fare poi una proposta in termini di mandato che vogliamo proporgli per portarle in quotazione. Quando viene poi firmato il mandato, viene rivisto il documento che ci viene preparato per la presentazione aziendale, andiamo poi ad aggiustarlo secondo poi i criteri che la borsa richiede tendenzialmente durante la prima presentazione, quindi se mancavano determinate parti che non erano state ben esposte, andiamo in partnership col consulente o con l'azienda, andiamo a modificarla per renderla più in linea con le richieste della borsa durante la prima interview, e andiamo a fissare poi un incontro che prima del Covid avveniva di persona, a seconda poi del mercato di riferimento. Certo. A seguito del Covid ovviamente tutte queste attività sono state svolte in remote, quindi meno difficoltà operative in termini di logistica, che a volte possono complicare anche le schedule degli imprenditori che sono occupati anche a fare la propria attività, perché comunque questa attività richiede tempo, però gli imprenditori hanno anche da fare l'attività giornaliera, che è quella certo. della loro azienda, quindi ovviamente viene fatta questa presentazione in inglese, dove viene spiegata, viene un pochino più nel dettaglio la presentazione del proprio business, perché si vuole andare a quotare. Dopodiché la borsa dà un feedback sull'esito appunto della presentazione, e qualora, come ci è capitato, perché può succedere che non tutti gli imprenditori siano esaustivi, essendo che la conversazione viene in inglese della presentazione, ci possono tornare indietro con le domande di un pochino più articolate per capire appunto più nel dettaglio perché si voglia andare a quotare. A seguito di questo Q&A che ci viene fatto, con cui noi andiamo a rispondere insieme a quattro mani, insieme all'imprenditore, ci viene data la risposta finale. Mm-hmm. Quindi poi inizia la parte di preparazione della documentazione che si per quanto riguarda il processo di quotazione si viene sintetizzato nell'information memorandum, che è questo documento legale che dà una descrizione esaustiva dell'azienda sotto il punto di vista del business, dell'azionariato, dei numeri, ma anche del business plan. E a seguito di ciò, appunto, la borsa si riserva, dal momento in cui viene presentata la documentazione, si riserva un mese per rivedere il documento. Ovviamente se poi il documento non è in linea con gli standard richiesti, perché comunque si tratta sempre di un documento informativo, quindi comunque ci devono essere degli standard che sono dettati un po' da come le precedenti quotazioni sono state fatte, anche noi abbiamo avuto inizialmente diciamo un periodo di setup poi per capire quali erano i punti richiedenti, anche gli stessi legali, però ovviamente adesso dopo averne fatte diverse siamo praticamente rodati per farle in modo abbastanza snello. Dopo questo mese ci viene data la risposta e fondamentalmente a seguito di ciò vi è la cerimonia di quotazione, che anch'essa avveniva di persona con appunto la presentazione del management di fronte alla borsa e il suono delle campane, viene dato questo campanello, viene fatto suonare il campanello all'azienda che viene quotata, dove appunto vi è poi un breve video che anche su questo poi abbiamo contribuiamo con i nostri collaboratori esterni di presentazione aziendale.
e la società poi da lì è quotata e fondamentalmente può scambiare liberamente con una fase iniziale di setup, perché ovviamente poi all'inizio appunto magari gli investitori professionali che sono nel settore sanno già come operare, ma magari la stessa PMI che vuole far contribuire persone del proprio network a investire, c'è un periodo di setup per permettergli certo. Sui principali piattaforme di brokerage, e da lì poi lo scambio viene fatto e si tratta poi di sostenere il titolo con ricerche fatte da operatori del settore che vanno ad analizzare l'azienda per vedere appunto di semestralmente, annualmente, che le performance societarie siano cresciute e prevedono una crescita a lungo termine ancora più accentuata, e con attività poi di investor relations, che è un'attività che noi andiamo a fare dove andiamo a confrontarci sia con la borsa per qualsiasi comunicazione, quindi anche di tipo tematica sensibile, se ci sono, perché comunque poi quando un'azienda viene quotata le informazioni devono essere comunicate in una certa maniera, ma anche poi nelle relazioni con i vari fondi che possono essere interessati ad entrare su una società quotata di un determinato settore che vedono un potenziale di crescita e di ritorno nel lungo periodo. E quindi poi andiamo a fare anche questo tipo di attività di investor relations con i vari attori coinvolti nella filiera. Quindi possiamo dire che Aleph Finance copre, no, dalla fase iniziale fino alla fase finale, no, e poi la continuazione, no, della presenza per dare visibilità al mondo degli investitori professionali e istituzionali. Certamente, perché diciamo che la fase di quotazione, come ho detto in precedenza, è solo un punto di partenza. Da lì in poi comunque c'è ancora tanto da fare per portare l'azienda dove merita di essersi, dove merita di essere e dove l'imprenditore pensa di dover essere per quello che ha fatto. Quindi arrivata la quotazione c'è ancora un'attività ex post che va fatta. Qual è il ruolo del listing sponsor e quali sono le attività legali da svolgere per preparare una società a un'operazione? Come dicevo, diciamo che con questa modalità di quotazione sull'Euronext viene tolta una fase molto ostica del processo di IPO classico, come viene sempre inteso, che è la parte disciplinare dell'aumento di capitale, in quanto è già stato disciplinato precedentemente nel caso del crowdfunding da comunque valutazioni e da tutta la parte notarile. Quindi diciamo che essendosi rimuovendo questa parte che è molto ostica, la parte legale e il ruolo degli attori sta nella predisposizione del documento informativo, che deve avere appunto una descrizione del business, una descrizione del progetto, una descrizione dei fattori di rischio connessi all'investimento, e inoltre la parte delle procedure relative alla comunicazione di informazioni privilegiate, processo che rispetto alla classica quotazione è più snello, ma che comunque è necessario per il bilanciamento della tutela degli investitori. Infatti l'emittente è comunque vincolato alle regole di abuso del mercato, e quindi diciamo che comunque il ruolo degli advisor legali in particolare è questo. Lato nostro, invece, come dicevo, siamo diciamo advisor durante tutto il processo di listing, creando in qualche modo un pochino più di tranquillità alle aziende che si approcciano a questi tipi di attività. Ci sono professionisti che fanno più di un IPO durante la loro carriera e quindi comunque sono più abituati a tutte queste tematiche per magari il settore in cui lavorano. Diciamo che noi con il ruolo di listing sponsor cerchiamo appunto di andare a sostenere gli imprenditori sotto questo punto di vista, andando appunto a comunicare con la società, la borsa, che è quella che detta le regole, e poi gli investitori e gli shareholder, dando chiarezza per tutti.
il supporto, dando supporto poi, come dicevo, ex post durante la vita quotata della società, quindi con le attività di investor relations cerchiamo di far performare il titolo creando maggiore valore per tutti. Ecco, andiamo avanti un attimino, vediamo le funzioni che ha il listing sponsor. Esatto, che come dicevo è l'analisi pre-listing, che è la revisione appunto del classico documento di presentazione societaria con il business plan, dove viene fatta una revisione del business e dei numeri che la società ha e sulla potenziale che ha di essere presentata su una borsa con l'idea di raggiungere un maggiore capitale. La review dei documenti che viene fatta lato nostro, ma anche con insieme ai legali, per vedere che ci siano appunto le procedure legali e amministrative, come la delibera dello statuto per l'apertura e la quotazione in borsa, e altre tematiche che possono essere più connesse alla legislazione italiana. C'è un'analisi di mercato che viene fatta appunto nel caso più specifico delle startup, come abbiamo visto, startup ad alto valore tecnologico, se una società, vediamo che l'analisi di mercato prevede una crescita rilevante, come può essere nel caso ex post-Covid, con una mutazione appunto e una crescita ancora più accelerata di determinati settori, andiamo a verificare che questi siano in linea. Analisi del rischio, andiamo quindi poi a vedere che sia tutto in regola e che quindi non ci siano varie tematiche come possano essere appunto esposizione a determinati mercati che possono essere non favorevoli nel lungo periodo. Analisi dei numeri e poi quella della compliance, quindi sono abbastanza standard e fanno parte di una visione complessiva dell'azienda con tutti i documenti che poi vengono richiesti da noi, dai legali, per presentare appunto la proposta alla borsa. Chiaro. Allora, vediamo. Ecco, siamo arrivati alla fase Q&A, no? Visto questo tratteggio. Io spero di essere stato abbastanza esaustivo nelle varie slide toccate. Ovviamente se qualcuno ha domande da fare o comunque vuole poi ulteriori chiarimenti, resto ovviamente poi a disposizione nei vari, si sente libero pure di contattarci ai vari contatti, quindi. Assolutamente, tanto che potete fare le domande attraverso la chat, quindi vi prego di fare pure i vostri commenti e le vostre domande. A me ne venivano subito in mente due, Andrea. Il primo è quale, perché abbiamo parlato di portare sul listino startup e PMI innovative. Quindi, di fatto, quanti anni deve avere di vita aziendale la società per arrivare a approdare al listino e con quali numeri minimi deve arrivare sul listino? Allora, diciamo che non è una cosa di storico, nel senso che la startup per assurdo può avere anche un anno di vita se cresce in modo esponenziale. Diciamo che per presentarsi una quotazione è importante la valutazione, quindi in Italia tendenzialmente si tende ad avere valutazioni più contenute rispetto ad altri mercati, come può essere il mercato americano per le startup o il mercato UK. Quindi tendenzialmente quando una startup viene presentata con una valutazione già di 5-8 milioni, che è il threshold richiesto dalla borsa per presentare una quotazione, tendenzialmente già la società ha già uno storico, diciamo, di 1-2 anni, anche il terzo. Questa è un po' lo scoglio per proseguire su questa tematica. Diciamo che a seguito di ciò bisogna tenere anche in considerazione che una società che si vuole andare a quotare anche una startup tendenzialmente deve avere un minimo di working capital, diciamo, per sostenere poi i costi di quotazione, ma anche poi il mantenimento della quotazione, perché comunque ci sono dei costi di gestione che vanno sostenuti di anno in anno per tenere la società quotata. Quindi dipende un po' da questi due fattori, dalla valutazione
che a seconda appunto dell'idea imprenditoriale, se ha successo già dal primo anno, può avere già raggiungere queste valutazioni. Però dipende anche appunto, nel caso diciamo di un business tecnologico che raggiunge una valutazione di 5-10 milioni perché raggiunge un numero esorbitante di user che comunque incidono poi sulle valutazioni delle startup, tendenzialmente noi suggeriamo di presentarci da noi quando hanno un minimo di liquidità che può essere raccolta anche con un processo di crowdfunding o comunque con un private placement terminata questa fase. Quindi quando ci sono questi due tasselli si può iniziare questa procedura per iniziare questo iter poi di strutturazione che poi ha solo il fine di aumentare ancora la raccolta di capitale, quindi per crescere tendenzialmente. Assolutamente. Quindi ci sono tra i parametri minimi anche al di là delle prospettive, delle valutazioni, anche un minimo di fatturato già espresso e un minimo di dipendenti, oppure sono parametri in influenza? Numero di dipendenti diciamo che viene richiesto, c'è stato richiesto appunto come nella presentazione che viene fatta alla borsa, vogliono capire anche un po' la strutturazione aziendale, quindi tra le varie informazioni richieste ci viene chiesta una struttura organizzativa con il numero di dipendenti, quindi comunque vogliono avere un'idea della struttura e presumo che se l'azienda ha solo due dipendenti dicono il feedback che ti possono dare può essere in qualche modo ripresentatevi magari più avanti, non necessariamente diciamo, però comunque tendenzialmente non c'è un numero minimo richiesto, però implicitamente viene anche un minimo richiesto. L'organizzazione, la struttura ci deve essere, no? Esatto. E il flottante minimo anche esso rientra poi nell'analisi finanziaria che viene fatta all'interno, poi noi internamente prima di presentare la borsa, ma poi anche la borsa stessa va a fare un'analisi di questo tipo. Quindi se mancano questi due elementi, ovviamente si può presentare la domanda, ma viene in qualche modo bloccata sul nascere, diciamo, sia da noi o che dalla borsa poi in seguito. Quindi ovviamente. Ok, quindi il parametro fatturato invece non è, come dire... Beh, un'azienda può avere anche 1 milione di fatturato, per esempio, anche perché appunto quando si tratta di una startup, 1 milione di fatturato può essere tanto, può essere poco, secondo il servizio che si va a offrire, quindi non necessariamente. Ci sono società che 1 milione di fatturato generano più profittabilità, ci sono società che invece... Quindi, però anche con 1 milione di fatturato la stessa Cesint si è presentata da noi con 1 milione di fatturato, quindi, che comunque per una startup italiana ha già un fatturato. Esatto. Ascolta Andrea, intanto invito veramente a fare delle domande se avete piacere, scrivetemele in chat, ma una curiosità, è importante da questo punto di vista considerare anche i vincoli italiani, no? Perché noi sappiamo che startup e PMI innovative in Italia hanno una definizione precisa e per essere tali, per avere questo titolo, devono essere iscritte in delle sezioni specifiche della Camera di Commercio. Quindi la domanda è: sono queste le società che poi possono anche accedere al listing, oppure la definizione di startup e PMI innovativa è una definizione più allargata al di là del bollino della Camera di Commercio? Allora, la startup ti dico sì, per quanto riguarda, perché tendenzialmente comunque se una startup vuole decidere di andarsi a quotare è semplicemente perché ha un livello tale di innovazione che ha bisogno di capitale costante per continuare a crescere il proprio business, certo, e evolvere e portare innovazione, quindi ti dico di sì. Per le PMI non necessariamente, anche perché a differenza di un mercato come l' UK, la PMI innovativa ha criteri più stringenti, quindi richiede innovazione, richiede proprietà intellettuale, che non necessariamente per una società che si vuole andare a quotare sono richieste. Nel senso, faccio l'esempio classico che mi viene sempre a mente rispetto alla regolamentazione UK: una catena di ristoranti non necessariamente deve essere, non ha innovazione se non
o innovazione che comunque viene definita sempre dai parametri di proprietà intellettuale, però può avere una necessità di quotarsi per aprire il proprio capitale o diciamo regolare una situazione di investitori che vogliono uscire e così via, e ha la possibilità di fare un IPO senza dover per forza essere innovativa. In Italia diciamo che la questione dell'innovativo ha dei fattori connessi più che altro alla possibilità di raccogliere più facilmente un capitale prima di iniziare la fase di quotazione, in quanto ci sono delle incentivazioni fiscali. E quindi sì, esatto. Quindi la domanda era proprio questa, no? Se c'era bisogno di rispettare, insomma, di avere questo bollino da parte della Camera di Commercio, oppure in realtà la valutazione, la preanalisi, no, come l'hai chiamata, nel processo che porta al listing, diciamo, può esulare anche da queste caratteristiche, no? Cioè l'importante è che appunto il settore sia tecnologico, innovativo e che ci sia i multipli e la crescita attesa di un certo tipo. Questi mi sembrano poi i parametri più importanti, no, nella valutazione del business. Si parla moltissimo in questo periodo, scusate, stiamo sforando l'ora, ma è interessante anche capire questi aspetti. Si parla tantissimo in questo periodo, ovviamente per noi addetti ai lavori sicuramente, ma anche nel mondo degli investitori, sia di fintech sia di blockchain, no? Quindi sono temi che rientrano nel tema del listing, e anzi state seguendo, avete seguito realtà fintech e realtà blockchain? Certamente, sono all'ordine del giorno, soprattutto adesso vista sempre con riferimento al mercato italiano, che è un po' all'attenzione del pubblico di oggi. Ovviamente si punterà sempre di più su questi tipi di quotazione, immagino, anche perché un'innovazione da parte dei servizi finanziari in generale ad ampio raggio saranno necessari con le risorse che verranno date appunto dal recovery fund. Quindi noi ci aspettiamo, ce ne sono già arrivate sul tavolo alcune startup ad alto contenuto tecnologico nel settore finanziario che stiamo valutando se presentare la borsa per la quotazione, e ci aspettiamo appunto che ne verranno molte altre. Dalla tua esperienza, Andrea, quindi possiamo dire che su questo forse togliamo il forse, le banche ormai hanno un po' perso la guida, no, il timone di questo, e l'innovazione non sta arrivando dalle banche stesse che si riescono ad innovare, ma arriva dall'esterno, arriva da realtà piccole, da startup, da... Io credo che comunque le banche faranno sempre d'attore principale nel far sì che queste startup raggiungano poi la scalabilità. Diciamo che non saranno interne, ma saranno più che altro queste realtà come le banche, le assicurazioni, andranno ad acquisire poi per integrare all'interno del proprio business queste realtà che si sviluppano indipendentemente per la facilità e l'agilità che possono fare determinate azioni che all'interno di una realtà come può essere una banca è data da troppe regole, non riescono a fare in modo agile e snello. Quindi comunque queste realtà finanziarie si stanno perdendo un po' tra virgolette il centro dell'attenzione, però comunque saranno sempre coinvolte come volano poi per far sì che queste startup arrivino al livello di maturità necessaria per essere scalabili. Quindi la vedo un po' così. Le vedi le banche con un ruolo successivo, no, al listing a questo punto, forse un po' da predatori da una parte, forse dall'altra un po' da facilitatori della crescita della PMI, della startup innovativa. Corretto. Ecco, bene, è veramente interessante perché, ripeto, il listing secondo me è il punto di arrivo delle fasi iniziali o comunque della prima parte di vita di un'impresa innovativa, ok, che sia startup, PMI o altro, ma poi, come hai detto ben tu, Andrea, questo primo
diciamo, volume 1, no? della storia aziendale, si chiude, ma poi si apre il volume 2, per cui da qui chiaramente si raccontano le storie delle crescite, anche delle crescite, perché no, importanti. Mi piace molto il fatto che l'Italia parli non solo inglese e spagnolo, ma insomma parli internazionale grazie a Aleph Finance e alla possibilità di andare sull'Euronext Access che ci hai presentato oggi, e quindi veramente veramente interessante. Quindi la slide finale, vediamo proprio il vostro quartier generale da una parte e la vostra filiale, quindi proprio a testimonianza di questa internazionalità, quindi abbiamo Londra e abbiamo Madrid. In realtà credo che siate presenti anche con un piccolo ufficio anche in Milano, no? Quindi c'è forse la possibilità anche di interfacciarsi direttamente su Milano da parte del pubblico, dei consulenti, degli imprenditori, degli investitori italiani, molto volentieri. E io, Andrea, ricordo in questo momento finale, prima dei saluti, che l'email di riferimento per chiedere le slide, per chiedere informazioni, dettagli a te o casi operativi è proprio info@pirestech.com, vedo qui riportata nella presentazione. Esatto. Mi sa che non è stata modificata. Ok. Allora, dacci quella corretta. info@alephfinance.com. Comunque fate riferimento al sito per qualsiasi comunicazione. Perfetto. Allora, info@alephfinance, Aleph scritto col PH, ok? finance.com. Potete anche scrivere a noi a info@financialdelivery.it senza nessun tipo di problema, o anche proprio al mio indirizzo personale luca.stellato@financialdelivery.it. Bene, io direi che possiamo arrivare ai saluti, perché in questo momento non leggo domande da parte degli uditori presenti. Ricordo anche a coloro che ci guarderanno in registrata nelle successive visualizzazioni che siamo a disposizione proprio a questi indirizzi per dialogare con voi senza nessun tipo di problema. Grazie tante, Andrea, di essere intervenuto, di averci fatto così sognare, no? Con la quotazione sull'Euronext Access. Ci sarà sicuramente occasione magari di rivederci in un prossimo webinar di informazione finanziaria di qualità. Grazie a voi per l'opportunità e auguro a tutti i partecipanti una buona giornata. Grazie Andrea, grazie ad Aleph Finance e grazie anche a Financial Delivery. Vi ricordo che ci potete seguire su financialdelivery.it. In alto a destra c'è la sezione You Financial Education, controllatela periodicamente, leggete le email che arrivano da noi, perché ci saranno tanti altri appuntamenti interessanti nella nostra continua informazione finanziaria di qualità. A tutti non mi resta che augurarvi buoni investimenti e alla prossima. Da Luca Stellato. Arrivederci.